Ciao gente, benvenuti in un nuovo video. Io sono Elena, grazie di seguire il mio canale, di guardare i miei video. È da un po' che non ci vedevamo perché ho fatto parecchi vlog, perché non avevo voglia di truccarmi, perché ovviamente siamo nella stagione dell'anno che non mi fa impazzire. Come potete vedere dal mio ventaglio, l'unica cosa gotica, una delle poche cose gotiche che sono rimaste a casa mia. Vabbè, lo sfondo non ci fate caso, ho messo, ve lo ricordate, il telo di Bonprix di San Valentino perché momentaneamente non avevo dei teli estivi. E Burian, sapete che lui ogni tanto fa pipì in giro, quindi ho dovuto fare lavatrici, lavare, ho tolto quelli invernali, le solite cose noiose. Però ho comprato poi delle... mi stavo strangolando da sola. Ho comprato delle nuove cose da Vinted, che ormai amo alla follia. Vi farò il video segreti di Vinted, probabilmente dopo di questo, dove vi spiego come comprare su Vinted in modo molto scaltro, come delle faine, come diceva Giacomo, di Aldo Giovanni e Giacomo, perché sono diventata brava. Come vi dicevo, io sono sempre stata brava in tutto ciò che è quattrini. Cioè, sono una brava amministratrice e sono una ottima persona, sì, personal trainer, personal shopper, scusate il caldo. E quindi sono sempre stata brava a comprare le cose spendendo poco, cercando di ottenere il massimo. Cioè, la mia filosofia è quella, anche se fossi miliardaria, fare la stessa cosa. Perché? Per due motivi. Primo, perché i soldi non vanno sprecati. Seconda cosa, perché è più divertente. Cioè, è molto più divertente andarsi a cercare delle cose facendo gli affari rispetto a comprarsi tutto senza riflettere quando comprate. Però questo è il mio gusto personale, magari c'è gente che non ama fare questo. Comunque sia, non è questo l'argomento del video di oggi, perché, come potete vedere, oggi è un video dove si parlerà di estate. Bene, l'estate sto notando che piace sempre a meno persone. Cioè, molte persone si iscrivono ai gruppi che detestano l'estate, mi fa molto piacere. Perché, come probabilmente ve ne state rendendo conto, specialmente se state vivendo al centro-sud, sta diventando come un inferno. Cioè, non è un'estate normale, ma si va sempre a superare troppi gradi. Io leggo i commenti delle persone nei gruppi. Molte persone stanno veramente male. Per carità, cosa che ho provato anche io quando ero a Torino, che veramente, ragazzi, Torino è l'inferno. Sapete che Torino fa parte delle tre porte dell'energia nera, della magia nera, energia negativa. E c'è un motivo, perché d'inverno è di un freddo freezer, di quello che vi entra nelle ossa vi fa male, d'estate forno crematorio, cioè nel senso non ha una via di mezzo, perché è tipo fatta a cuneo, cioè quindi l'aria rimane bloccata, cioè non gira, insomma, non è una città aperta. E io ho passato delle estati terribili lì, cioè veramente da diventare pazza, cioè non ne potevo più. Quindi capisco benissimo cosa provano le persone che stanno vivendo adesso in regioni d'Italia dove si schiatta di caldo, come si sentono, e quindi vi volevo dare dei consigli, quindi consigli anti-caldo. Allora ragazzi, come difendersi dal caldo? Ovviamente, il nostro organismo, quando ci sono questi sbalzi di temperatura, è soggetto a stress, quindi non andiamo a stressarlo ulteriormente. Non andate ad allenarvi di sport e massacrarvi, non andate a fare cose faticose, non scegliete l'estate per fare i traslochi e i matrimoni, cioè è una cosa che non dovete fare. Non ho mai capito perché la gente deve sposarsi in estate con 45 gradi all'ombra. Perché?
Cioè, perché è una cosa di sadismo, non lo so, non l'ho mai capita questa cosa, eppure so benissimo che molti di voi mi daranno ragione perché non si capisce perché chi si sposa scelga queste date allucinanti, cioè proprio tipo metà luglio, i primi di agosto, fine giugno. Ma perché non vi sposate il 10 di febbraio? Cioè io mi sposerò, se mi sposerò, il 14 di febbraio San Valentino. Oppure il 10 di dicembre, un po' prima di Natale, figata. Cioè, insomma, non vedo perché devo andare a far fare la sauna a tutti gli invitati. Non ho mai capito. Questa cosa, ripeto, la trovo poco sensibile. Comunque, se vi invitano ai matrimoni d'estate, voi non ci andate, cioè trovate una scusa. Oh, peggio perché li organizza, avranno meno buste con i soldi, però. Cioè, la prossima volta si fanno più furbi, sceglieranno delle date che non siano allucinanti, cioè veramente. Comunque, evitate tutte queste cose che vi creano stress, inutile, quindi anche partecipare a inutili feste. Andare a matrimoni che vabbè potete anche evitare, oltretutto non dovete fare il regalo, quindi una cosa in più positiva. Non vi massacrate di esercizio fisico, uscite come vabbè, questo lo dicono tutti i TG, uscite quando fa più fresco, cioè mattino presto, sera, il pomeriggio no, cioè non uscite dopo pranzo quando il sole. Cioè, praticamente vi gira come delle cotolette, vi arrostisce. Non fate questa cavolata, specialmente se avete anche una certa età, specialmente se avete parenti che non sono giovani, perché poi immancabilmente, ragazzi, cioè il vecchietto che esce non lo trovano più, sparisce, è andato a farsi un giro e non è più tornato. Ma secondo voi, quel povero Cristo si sarà sentito poco bene, ma non dovete farli uscire, cioè se voi avete persone anziane nei vostri parenti, obbligateli a non uscire quando fa troppo caldo, cioè lo fate per il loro bene, giustamente, cioè non è che li dovete chiudere a chiave tutto il giorno, però non fateli uscire alle 3 del pomeriggio quando ci sono 45 gradi, cioè nel senso, non fateglielo fare. Lo so che a volte è difficile, lo so, perché anch'io ho avuto parenti che sono molto testardi, ma impuntatevi perché altrimenti ovviamente dovete mettere in conto che potrebbero stare male, cosa che vogliamo evitare. Poi, altre cose che dovete fare. Cibo, non vi sfondate di zucchero, perché lo so che in estate molta gente si mangia un casino di gelati. E zucchero, granite, ghiaccioli, cose di questo genere, ma non è una cosa tanto intelligente perché lo zucchero è acidificante. Quindi, quando noi mangiamo zucchero, il nostro organismo, per abbassare il pH che è diventato alto, cosa fa? Usa i sali minerali, no? Come quando noi abbiamo acidità che prendiamo il bicarbonato. Il nostro organismo comincia a dire: ah, guarda, ha mangiato zucchero. È il momento di abbassare il pH, prendiamo il calcio, il ferro, il magnesio, il potassio e vi va a togliere i nostri preziosi sali minerali e quindi voi vi sentite ancora più affaticati e spossati. Ovviamente abbinando anche alla sudorazione che in estate è più accentuata, noi siamo spesso carenti appunto di sali minerali, quindi non dovete esagerare con le cose che contengono zucchero. Anche alla frutta state attenti, non vi sfondate comunque troppo di frutta, cioè nel senso non vi mangiate, c'è gente che conosco personalmente che si mangia mezzo cocomero intero. Oltretutto questa cosa vi fa alzare la glicemia a dei livelli paurosi. Perché ricordiamoci che comunque la frutta contiene anche zucchero, quindi va mangiata perché è ricca di sali minerali e vitamine. Sicuramente è meglio frutta che mangiassi la Nutella. Però non abusatene, non mangiatela ghiacciata. Altra cosa che io vedo in estate, per me è allucinante, perché poi c'è il bollettino, un po' come il bollettino di Capodanno, c'è anche il bollettino estivo, no? Piccola parentesi, come vi stavo dicendo, c'è anche il bollettino estivo.
E poi andate a vedervi le notizie tragiche di quello che ha deciso, non si sa il perché, di bersi un bicchiere di limonata ghiacciata e ci rimane stirando le zampine. Perché fare queste fini da babbeo? Perché purtroppo sono fini da babbeo, c'è poco da dire, cioè, non fate queste fini, cioè veramente evitate. Oltretutto, bere freddo non vi farà sentire meno caldo, perché anzi, il vostro corpo avrà una reazione molto violenta e comincerete a sudare molto di più. Avete sicuramente provato questa sensazione. Quindi è una grande cavolata. Bisognerebbe bere l'acqua non più di 4 gradi superiore alla temperatura ambiente, quindi non eccessivamente fredda. Bevete tipo anche acqua e limone che vi reintegra dei sali minerali. Comunque bevete, questo è molto importante. Vi consiglio di mescolare acque leggere come la Sant'Anna, ad esempio, che ha un basso indice di residuo fisso, quindi è un'acqua leggera, come vi dicevo, ma anche acque ricche di sali minerali, come ad esempio la Ferrarelle. Perché ha molto calcio, quindi quando uno suda tanto e state però anche al sole, che cosa c'è di meglio di abbinare le due cose? Quindi vi fate un bel bicchierozzo di Ferrarelle, vi fate il pieno di calcio e intanto vi reintegrate anche i sali minerali. Poi che cosa vi devo ancora dire? Ovviamente mangiate sano, mangiate proteico, mangiate anche i carboidrati. Va benissimo mangiare il riso integrale adesso, visto che molte persone stanno guardando il vecchio video che avevo fatto tanto tempo fa di come cucinare il riso lasciandolo in ammollo. Adesso ci sono anche marche di riso che non hanno bisogno dell'ammollo. Io uso riso Flora, mi sembra. È ottimo, cuoce in 15 minuti più o meno, fantastico. E lo potete fare in risotti ma anche in insalate di riso. Ed è un piatto fantastico perché il riso integrale ha vitamine del gruppo B che sono antistanchezza. Tutti i sali minerali ed è anche ricco di ferro e in più i carboidrati con un indice glicemico medio, moderato, quindi non vi fanno alzare la glicemia subito, ma vi danno un senso di sazietà che dura tanto e oltretutto, come vi dicevo, non vi acidificano troppo il corpo, quindi no, il nostro organismo non è obbligato subito ad andare a prendere altri sali minerali che li va a prendere dalle ossa, dai denti, dalle nostre riserve, poi noi ci sentiamo come degli zombie. Questo succede quando mangiate tanti zuccheri, fate una prova, se non ci credete, se voi mangiate un sacco di zucchero poi vi sentite molto giù di tono. Non i primi 5 minuti perché lo zucchero ha un effetto un po' dopante sul nostro cervello, quindi inizialmente botta di serotonina, quindi quando mangiate una cosa con lo zucchero i primi 10 minuti, felicità. Poi però la glicemia va giù molto velocemente e vi sentite prima di tutto di nuovo fame. Seconda cosa, spossati, sonnolenza, irritabilità, perché il vostro organismo per digerirlo è andato a prendere i sali minerali, come anche il potassio e il magnesio, che sono molto importanti. Quando siete carenti, infatti, siete irritabili, avete insonnia, siete nervosi, avete l'ansia, quindi in estate è molto probabile che il nostro organismo, sudando tanto, vada in carenza. Poi, che cosa dovete fare? Se soffrite quindi di ansia da caldo, come vi dicevo, cercate di uscire esclusivamente per cose veramente importanti, evitate le cose superflue, abbassate le tapparelle di casa. Certe volte, lo so che può sembrare assurdo, ma tenete chiuse le porte e tenete aperto poco, perché farà più fresco rispetto a tenere tutto aperto, perché non vi entrerà l'umidità. Questa è una cosa che tanti non capiscono, ma funziona. Poi, a livello psicologico cercate di riposarvi di più, alla fine è estate, fatevi anche dei bei riposini pomeridiani, che vi frega. Dormite principalmente il pomeriggio anche perché così ci leviamo dalle scatole le ore più calde. Potete anche ovviamente cercare di aiutare la vostra mente se avete delle crisi di pianto, crisi di ansia. Perché a me capitava, io so cosa vuol dire quando vivi in un posto che sembra l'inferno e fino a sera è sempre questo caldo. Ovviamente vi consiglio assolutamente di comprarvi un condizionatore,
Vi consiglio anche quelli portatili. Il Pinguino De'Longhi è il migliore, ragazzi. È un investimento buono, funziona bene, è una manna, vi giuro. Lo so che tanti non si possono permettere di fare il condizionatore fisso, perché comunque è un costo. Poi, se siete in affitto, non potete sempre farlo perché dovete chiedere al padrone di casa. Però il Pinguino De'Longhi è fantastico. Adesso poi ne fanno modelli sempre più nuovi, ci sono anche quelli silenziosi, quindi il rumore è minimo, potete anche usarlo verso sera per riposarvi e dormire. Che cosa vi devo dire di altro? La casa, cercate di non massacrarvi anche di pulizie, cercate di tenere pulito, non sporcate più di tanto. Ad esempio potete passare un panno Swiffer per togliere la polvere, e quindi fare prima. Le lavatrici, vabbè, potete anche lavare spesso perché comunque in estate studiamo di più. Lavate anche con acqua fredda, non eccessivamente calda, però magari spesso per avere i vestiti freschi, senza però andare a spendere troppo, con lavatrici di 60-90 gradi che comunque pesano molto sulle bollette. Poi che cosa vi devo dire? Vabbè, ovviamente vestitevi di colori principalmente chiari e di fibre naturali, perché ovviamente se vi vestite di nero attirerà molto più calore, e quindi lo so io che sono stata gothic model per tanto tempo. Quando era estate, dovevate vestirvi di scuro, comunque per varie cose anche lavorative, è molto brutto, ragazzi. Infatti adesso mi sto sfogando a vestirmi di bianco. Vabbè, chiusa parentesi. Come vi stavo dicendo, se avete dei momenti di tristezza, di ansia, di sconforto, cercate anche di risollevarvi il morale. Fatevi un regalo, fatevi magari uno shopping online, fatevi fare un massaggio ai piedi che fa molto bene per i casi di ansia e insonnia. Provate, quando non dormite, vi massaggiate i piedi e automaticamente l'energia che dalla testa arriva ai piedi e quindi vi libera la mente. Quindi è molto molto utile. A livello di cibo, boh, secondo sempre la medicina olistica, bisognerebbe mangiare cibi che sono rinfrescanti ma non troppo umidi, quindi anche evitate di sfondervi di latticini, di cose eccessivamente fredde, questo ve l'avevo già detto prima. Tenete la mente impegnata anche in hobby, quindi, e questo va bene anche per i ragazzini, quindi che magari sono a casa da scuola, quindi si annoiano. Fate cose di artigianato, fate cose dove c'è l'arte in mezzo, quindi disegno, colorare, ricamare. Potete guardarvi intanto dei film natalizi, che secondo me è rinfrescante. L'altra settimana mi sono vista Mamma ho perso l'aereo 1 e 2 perché mi rinfrescava l'idea, cioè è rinfrescante vedere il Natale quando è luglio. Poi vabbè, guardatevi Frozen, guardatevi Elsa con Anna in Frozen. Poi fatevi anche dei giochi, sono belli anche i giochi che tengono la mente attiva, sono carini quei giochini che si scaricano sul cellulare gratis. Ce n'era uno molto carino, adesso non mi ricordo il titolo, che ho finito, ho fatto tutti i livelli. C'era anche quello di Frozen, tra parentesi, di gioco che era gratuito, però quello non sono riuscita a finirlo tutto perché era difficile. Comunque, quei giochini che vi tengono la mente attiva, intanto non vi fanno pensare che faccia un caldo schifoso. Poi, per i casi disperati, proprio quando c'è il momento down, che proprio state giù oppure state sclerando male, aprite il freezer e respirate il freddo del freezer. Questa cosa potrebbe sembrare una cosa allucinante, però è molto utile nei casi quando proprio magari vi sentite la pressione sotto le scarpe. Io la pressione è molto bassa. Certi momenti non mi sento manco il polso, cioè tendo ad avere la pressione parecchio bassa. Quindi posso capire benissimo come ci si sente quando ci sono 40 gradi. Se avete la pressione bassa vi sentite come delle pere che cadono, cioè, non dovevo dire questa cosa. Cambiamo metafora. Vi sentite come dei sacchi di patate che cadono. Ok, ho detto una cosa, non avrei dovuto dirla comunque. Quindi mi raccomando, in questo caso non mangiate cose zuccherate, ma meglio cose salate.
Tipo, se avete la pressione bassa, sgranocchiatevi piuttosto due patatine di quelle light, perché sono secche, asciutte, hanno molti sali minerali comunque le patatine, e hanno il sale. Ovviamente scegliete le migliori. A me piacciono le pata perché hanno meno grassi, sale iodato, e secondo me tra tutte le patatine sono le migliori. Infatti una porzione è più o meno 130 calorie, più o meno, neanche tanto. Certo, è sempre un cibo snack, non dovete abusarne. Però vi aiuta a tirar su la pressione. Poi che cosa vi devo dire ancora? Cercate di dormire in un letto naturale, quindi lenzuola di lino o di cotone, evitate le cose di poliestere, evitate le cose sintetiche anche nei vestiti, altrimenti vi si appiccicheranno addosso. Ah, ovviamente fatevi una doccia tutti i giorni. Non avrei dovuto manco dirla questa cosa, però mi rendo conto che tanta gente non ci arriva, ma non solo per voi, anche per gli altri che stanno intorno. Usate dei bagnischiuma naturali, mi sto trovando da Dio con quelli solidi, poi vi farò il video, che oltretutto sono ecologici, il packaging è tutto di carta, non ha plastica. Lavano bene, lasciano la pelle morbida e idratata, durano tanto e non inquinano, quindi potete fare anche più docce. Proteggetevi sempre ovviamente la pelle dal sole, anche se non andate al mare, comunque se uscite, se dovete uscire per forza tanto e stare tanto al sole, proteggetevi la pelle comunque con un fattore di protezione almeno 20, soprattutto il viso, specialmente per noi donne, ragazze, perché altrimenti vengono poi a forza di fare così, perché magari c'è il sole, mettetevi gli occhiali da sole, altrimenti vengono le zampe di gallina, quindi occhiali da sole, protezione almeno 20 da mettere anche senza trucco oppure sotto il trucco. I capelli anche, sarebbe meglio raccoglierli, sarebbe meglio fare trecce, sarebbe meglio mettere anche un olio. Se poi andate al mare, vabbè, in questo caso dovete proprio fare tutta una routine di protezione pelle e capelli, assolutamente. Non abbassate la guardia perché comunque il melanoma è un problema grave, cioè nel senso che non dovete mai pensare che non esista, proteggiamoci sempre. Penso di aver detto tutto. Se avete altri dubbi, se avete altre curiosità o volete dei video di richiesta sull'estate, scrivetemelo nei commenti. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!